Ok, ragazzi, ci facciamo anche il DLC Left Behind per far vedere anche il passato di, cioè quello che ci mostra del passato di Ellie. E poi inseriamo il 2, che non vedo l'ora. Realismo, fidato. Il massimo del realismo è della sfida. Introduce modifiche e modalità ascolto. Ah, non. No, introduce modifiche a modalità ascolto, interfacce e altri elementi di gioco. Vabbè, è normale. Morte permanente, se muori una volta devi cominciare da capo. No, no, no. Vai. Nuova partita. Ok. Quanto amo la musica di sopra. Che tanto? Chitarra. Bello. Chitarra è uno dei simboli della seconda parte. Che c'è? Sono le Porteranno per luci. uccidere. Sto giù. Ah, Che diavolo aperto sono quei tizi? veramente, c'è cioè, proprio veramente. Stai indietro, Joy. Mi stavo facendo rivedere Metti questa il braccio attorno a parte. me. Però perché? Perché non solo rivedremo il passato di lei, ma anche come ha fatto a curarlo. Ah, bello. Siamo al sicuro. Joel. 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 Era Dai. cadaverico comunque. Ah, sì. Non ha preso proprio per. Alzati, alzati, alzati. Devi dirmi cosa fare. Ma te che andiamo di carina cosa? Forza. Non fa niente Devi per te, che mi alzarti. canta poco. Joel. Perché ci sono i sottotitoli? Porco due. Vabbè, No. niente. Stupida, mamma mia, che schizzo Ray. di merda. Sono caduta sul fianco. Cazzo, pensavo mi avessero morsa. Aspetta un attimo, perché sotto titoli. Dov'è? Questa roba. È roba di grafica. Sì, ma di cosa È si sfocato di tratta? movimento e ti sfoca quando tu giri la visuale se c'è un effetto che a me dà fastidio. Audio, dialoghi, musica. Dov'è i sottotitoli? Sottotitoli. Ma ci sono. Sono bloccati, perché? Questo devo So, farlo dopo. è stato forte. Non vorrei uccidermi. Non ti vedo da... Non so nemmeno da quanto. 45 giorni. Beh, 46 tecnicamente. Due mesi. Vuoi sapere che ho fatto? Fino ad ora ti ho creduta morta. Già. Tieni. Guarda. Non ci credo. Sei ancora in stanza da sola. Ho dormito sotto all'Ise per 3 anni e sai quanto puzzasse quella ragazza. Sei una luce. La conservi ancora? Che stai facendo? Voglio evitare che mi becchino in stanza con una luce. Rilassati. Su questo piano non ci sono soldati. Tieni, complimenti. Ehi, siamo a posto. Siamo a posto. Sono scomparsa e sei arrabbiata. Sì. E ti devo delle spiegazioni. Andiamo via, ti racconto tutto. È quasi mattina e ho le esercitazioni militari. Sai, dove ti insegnano a uccidere le luci? Su, metti i pantaloni e andiamo. Ti insegna a uccidere la luce invece che l'infetto. Bene. Sono una cretina. Beh, anche l'infetto. Forza! Anche Siamo ok. mai finite nei guai? Secondo
Oddio, alla fine non sono tanto diversi. Merda. Vale. Dimmi che c'è qualcosa. Cazzo! Ti giro sul fianco. Che la sua, tra l'altro. Per un po' andrà bene. Cerco qualcosa per curarti, ok? Sì, che credo che l'abbia cucito lei. Sì. Che non è spirito totalmente. Penso che sì. Callus, è vivo. Vado, ma torno subito. Promesso. Ce la posso fare. Bene. Ok, scomincio. E adesso dove cazzo vado? No. Adesso mi fa mettere. Opzioni. Lingua. No, non mi fa. Esce dal menu principale, dai sottotitoli. Vabbè, andiamo senza, ragazzi. Chi serve? Armi. Scarica, tra l'altro. Anche qui. Sono risvenuto, prende dei colpi dalla borsa. Le cuffie perché tutti i posti, mio Dio. Hanno già preso tutto. Sto inventando di delirio. È improbabile che ci trovi nuova. Infatti. Ma che paura! Che paura! Vedere la faccia. Andiamo.
Stai. Chiusa. Cos'è? Dove trovo qualcosa di segnato da qualche parte? No, non penso ci sia niente qua. Ah, bloccata c'è scritto. C'è scritto bloccata o quella sarà la mia? No, quella aperta qua. Bloccata proprio. L'altra è allora, credo che sia di qua. Penso che non tornare da qualche altra parte. Non faccio niente. Sotto ci sarà qualcosa. È chiuso qua, c'è di niente. Guarda, dove è? Qualcosa c'è in giro. Trovare. Sfuggito qualcosa di brutto. Vabbè dai, è sfuggito qualcosa di dentro per forza. Nella farmacia? Perché? Okay. Per me c'è qualche posto magari che non ho esplorato troppo. Qua? Ma sa anche dietro muretto. Tutto schifosamente chiuso. Qua? Salva di nuovo la nicchia. È l'unica, secondo me. Sotto. Almeno chi aspetta? Se scavalco qua? No, non posso. Qua?
posso. Dai, per forza c'è qualcosa là per forza, dai. Cos'è che c'è sfuggito? Ah. Il farmacista. Magari ha una chiave. Forse non vedo di senso. Ho chiuso il negozio qui a fianco. American Princess. Un Qualcuno posto. soccorre. 35, 30, 31. Perché c'è un Infatti. E noi non abbiamo colpi. Cinque a destra, 30 a sinistra, 31 a destra. Ha funzionato. Merda, spore. Se hai intenzione di saltarmi addosso, fallo subito. Basta, cazzo. Questo trasporto c'è. Bacio di bambole, aiuto. Ma puoi fare una bambola questa qua? Cioè, è legato. Sbaglio. C'è niente, ma niente. Tu pensa, c'è stato il sicuramente ci sarà un cadavere qua dentro perché e ha fatto col negozio chiuso tutte queste spoglie. Cioè, ha fatto il cadavere. Ma perché non si vedono? Non capisco. Che cosa? Non si stanno vedendo i simboli accesi. Perché questo qua, per poco non. Non li prendo davanti. Dove cazzo devo andare? Aiuto. C'è una porta che non ho visto. Se la ruoti guardi dietro. Ah. Ma queste cose. Ah. Vulcan è bellissimo. Robot di Sam. Biglietto. Ah, ma queste cose non è. Biglietto della mamma. Ellie, ti svelerò un segreto, non amo molto i ragazzini e odio i bambini piccoli, eppure ti guardo e resto di stucco. Non hai neanche un giorno di vita e tenere tra le braccia è la cosa più incredibile che mi ha fatto nella mia vita. Una vita che sta per interrompersi troppo presto. Ma lei si occuperà di te, non c'è nessuno al mondo in cui mi fidi più di lei. Quando sarà il momento di raccontare tutto di me, non crearle troppi problemi, non essere testarda come me. Non ti mentirò, questo mondo è parecchio incasinato. Non sarà facile, ma ricorda sempre che la vita merita di essere vissuta. Trova qualcosa per cui combattere. Vedo in te una grande forza. Sono certa che saprai sviluppare le tue potenzialità. Dalla mamma con affetto, Anna. Prendimi una presa di te. Sarà stata malata? Ah.
Il libretto delle barzellette. Scusate il gioco di parole. Ah, questo è un altro. Fatto di Joel e Sara, quello della Valhalla. Questione di uccidere Riley. Vediamo la. Non c'è tanto, scusa, è proprio un'emozione. Madonna. Sì, beh, un po' di ritmo. Ah, un elicottero militare. Lì ci sarà qualcosa. Speriamo, come c'era qualcosa nella scatola. Qua non si passa. Ah, siamo passati dall'altra parte. I parrucchieri, no, cos'è? Questo pomeriggio il maresciallo capo Larry Caulfield ha perso la vita con onore. Durante il volo del ritorno nella zona quarantena, il nostro paziente si è trasformato. Ma che c'è questa roba? Visti i soldati. Posso usare questo? Una benda. Gioco, so come si gioca. Ci siamo. Sbrigati. Di qua. Poco, eh? Sei una scheggia. Sono colpita. Grazie. Forza, dai. Saliamo su. Allora, come le hai trovate? Intendi le luci? Sì. Ricordi il soldato che è morso prima di rubargli la pistola? Sì, me lo ricordo. Quello è Trevor. Comunque, l'ho visto in strada e gli sono rimasta attaccata al culo. L'ho seguito in un vicolo e le luci mi hanno assalita. Poi mi hanno portata nel loro nascondiglio, da Marlene. Hai avuto paura? Ero terrorizzata. Pensavo che mi avrebbero sparato. Ma lei ha detto solo... Perché ci hai messo paura? Mi stava aspettando. E così ti ha volata nelle luci? Quasi. La faccenda della quattro era solo un test. Però i sottotitoli servono, che a volte in base ai dialoghi e non ti perdi niente, aspetta, facciamo così. Voleva capire se... Non so perché, di solito è strana sta roba, non me li fa mettere e uscire, metterli e... Left behind. Non lo fa mettere però. Grazie.
Continuo. Ma... mi picchia per culo. Non ha senso sta cosa. Vediamo come schegge. Con chi ti vedi in questo periodo? Boh, non so. Con nessuno. E che mi dici di Tino e degli altri ragazzi? Come stanno? Riley, io sono amici tuoi. Ma tu ci parli. Sì, all'incirca. Ma si sogna. Hai già trovato la luce? No, che ridere. Scusa, non volevo offendere i tuoi compagni. Quindi? Ora credi fermamente nella casa? So soltanto che non sono un soldato. Trenta giorni un cazzo. La gente si ammala di continuo. Sono solo bravi a tenerli nascosti. Hai incontrato altri infetti? Come parte dell'iniziazione mi hanno fatto uccidere un... Senti, possiamo parlare di qualcos'altro? Oh, merda, giù! Scusa, sono agitata ultimamente. Attenta, è bagnata. E senti, forse dovrei arruolarmi le luci. Ellie, è stata la prima cosa che ho chiesto a Marlene. Ti vuole al sicuro in quella stupida scuola. Io non dovrei neanche vederti. Ma che le importa? Ha paura che io ti caccio nel guai. Ehi, ti ricordi la prima volta che ti ho portata qui? Che ci facciamo qui, Riley? Ho una sorpresa per te. Cosa? È un dinosauro? Forse. Se è un dinosauro, ti perdono tutto. Ancora un po' di pazienza e vedrai. Ah, le avevo recuperate. Le pistole ad acqua? Ma smettila. Vuoi dire che Capitan Testa di Cazzo te le ha ridate? Certo che no. Mi sono infilata nel suo ufficio. Riley, ero riuscita a prenderle. Ma ti sei fatta beccare? Ma mi sono fatta beccare. Non ci credo che Winston sia morto. L'hai saputo? Sì. Sai com'è successo? L'hanno visto cadere da cavallo. Un infarto. O roba simile. Cavolo. Quante persone muoiono per cause naturali in questo mondo? Nessuna che io sappia. Esatto. E vediamo che ci hanno lasciato. Cosa? Questo è Winston? Cavolo, era un tipo affascinante. Bingo! Ne vuoi un po'? Dimmi tu. Io sarei stata da rifiuta. Nah, sono a posto. Ma gli occhi. Salute, Winston. Ma. Comunque sembra la figlia di Marlene. È vero. Andiamo. Che ne è, sì. Princess? Beh, immagino che il morto Winston l'abbiano presa. Povero cavallo. Sarà là fuori terrorizzato. Diavolo. Come fai? Sei fuori? Ellie, aiutami ad alzarlo. Come? Ma siete pazze? Come finire schiacciate parte 1?
Sai che c'è? Forse ci conviene trovare un'altra via. Ma dai. Sì. Ah, va bene. Twister. Ehi, guarda, ho trovato un'apertura. Ok, stai attenta lì dentro. Quando non sto attenta? Riley? Ci era sempre sfuggito. Vieni, ho la maschera perfetta per te. Riley. Perfetta! Guarda qua. Che cos'è, una specie di lupo mannaro? Mettila, dai. Che stupido. Sì, cazzutissima! Ruggisci? Roar, belli, sul serio. Un cazzo di ruggito! Madonna! Sì, così! Vediamo chi altro c'è qui dentro. Oddio, bellissimo! È un negozio di Halo! Wow, guarda quanta roba! Bello. Ma che peccata quella maschera. Oddio, mamma mia, posso metterla? Cosa? Sono io l'addetta ai vampiri. Io sono il conte Dracula. Dovrebbe essere questa. A posto. Vabbè, sai, i libri. Perché lei legge un sacco. Cosa... Che altro? Oddio, cos'è? Un uccello. Un furbo. No, ma cosa mi piaceva? Dove? Dopo. La porta. No, vedete c'è qualcos'altro da raccogliere. Oh. La gente comprava questa roba. Non ci si crede. C'è un mattone. Wow. Sei una cretina. Sì. Basta, ce l'abbiamo finito. Questo posto è pieno di schifezze così. Bellissimo, è un negozio così anche qua. Moriremo entro oggi?
niente. Devi ruotarlo, genio. Oh, è tragicamente improbabile. Che sollievo. Tragicamente improbabile. Riuscirò mai a giocare a un videogioco? Le probabilità sono minime. Vaffanculo, teschio. Vai, andiamo, magari. Ho sentito le maschere, davvero. Ah, ho un'idea. Vedi quelle auto laggiù? La rossa è tua, la blu è mia. Lanciamo mattoni. Chi rompe prima tutti i finestrini della sua auto vince. Mandale. Sì, sono la regina dei mattoni. Ok. Chi perde risponde a una domanda. Senza sarcasmo. Che gioco è? Verità o verità? D'accordo, scema, ci sto. Sì, ti è piaciuto? Sì. Qua sta il bordello comunque, come tirare. Cazzate. Bang. Due andate. Guarda e impara. E vai. Ultima. Sì! Regina dei cazzo dei mattoni! La mia aveva i finestrini più duri. Sì, però sfigata. Ok, ora la domanda. Ho paura. Perché non c'è una cosa? Dimmi tu, Veloce perché scalda. Prima. Perché te ne sei andata senza dirmelo? Era una situazione strana. Guarda, non l'ho detto a nessuno. Ma io non sono nessuno. Vero? No, è solo... Vieni. C'è una cosa che devi vedere. Ci siamo quasi. Non hai risposto. Non hai risposto alla domanda. Ma Elsa di sto posto perché così a caso? Si vede che è vicino lì e si conosce di fama, ma insomma è andato. Questo posto mi dà i brividi. Ricordi quando pensavamo fornissero corrente solo a certe zone della città? Eh? Seguimi. Si scopre che l'intera città va a corrente. Hanno solo spento gli interruttori. Basta riattivarli e siamo a posto. È impossibile che funzioni. Che ti avevo detto? C'è luce in tutto il centro commerciale. Andiamo a scoprirlo. Pronta per lo spettacolo? Aspetta, io so cosa cerchi di fare. E sono contenta tu non sia morta. Intendo, è bello essere di nuovo insieme e non volevo dirlo. Tutto quello che ho detto prima di andarmene non lo pensavo davvero. Riley, sei una lagna. Hai cominciato tu, stronza! Cavolo. Sei pronta? Sicuro.
Cos'è, uno scherzo? Sono scavalli. Come la faccio alto funzionare? Segui i cavi. Giusto, Joel. Si potrebbe. Non c'è neanche le pompe. Prendi la sedia e lo scavallo. Finisce qua. Ah, di là. Allora. Ci stiamo ad infilare. Oddio! Oggetto! Gatto malefico. Che gatto malefico. Gattino, fammi prendere gli spaventi che ti sparo, Luisa. Andiamo. Perfetto. Oh mio Dio, gelata! Cavolo! Vuoi farmi venire un colpo? Special cola. Eccoci qua. Fine della corsa. No. Niente. È a secco. Le condizioni del sulla pelle sono peggiorate, la fronte scotta e non riesce a trattenere alcun cibo. Forse ho commesso un errore, forse la reputazione è stata tardiva, potrebbe approfittare di quando gli ho volto le spalle per il protocollo contro l'infezione. Abbiamo eseguito la procedura con l'ufficiale Caulfield. Ma chi vuole prendere in giro? Abbiamo ucciso Larry. Ellis lo teneva fermo mentre gli ho sparato come un cane. E se ora mi tormenta ancora. Rega, ti prego, non sono ancora spacciato, non farlo. Cosa abbiamo fatto, Ellis? Forse dovrei andarmene. Mettermi in salvo. Mi dispiace, Ellis. Bene. C'ho dietro? Cazzo! E non le hai lasciato così. Sono finite? No. Sì, sembra che sia così. Ancora una. Dai. Dove per la benzina? Bingo. Come si fa? Prendo il tubo e aspiro e basta, giusto? Che schifo. Ci siamo. Cosa pure c'ha la benzina?
Basta. Bene. Dov'è andare? Cioè, con quella roba là però ti va in bocca per forza. Sì. Deve avere subito se non vede l'acqua per sciupare. Lascia la merda. Meno male. Non ci possiamo andare noi però. Signor risposto tranquillo.